Cosimo, concludiamo oggi questo Giro d'Italia numero 106. Ultimi messaggi per i tuoi atleti che si sono dimostrati dei leoni in questa manifestazione. Hai detto bene Antonio, grazie. Leoni veramente nel vero senso della parola, perché hanno lottato 21 giorni contro, purtroppo malgrado le condizioni meteo, 21 giorni di pioggia, acqua, e purtroppo i ragazzi non sono stati tanto bene, però oggi siamo qui a Roma a concludere questo bellissimo Giro d'Italia e ringrazio tutta la squadra perché siamo stati veramente uniti. E come si dice, uniti si vince, tutti insieme, e soprattutto si cresce, perché questo è simbolo di una squadra che sta nascendo, e spero che i ragazzi trovano veramente un futuro migliore, che se lo meritano dopo questi 21 giorni di gara e tutta la stagione che verrà, perché non è ancora finita. Valerio ha dimostrato l'unità che c'è in questo gruppo sportivo. Sì, ho conosciuto Valerio e sono diventato da poco suo massaggiatore di fiducia, quindi ho avuto modo di conoscerlo e lo ringrazio e lo saluto innanzitutto, perché è stato accanto nonostante la sua difficoltà, nel senso che dopo la caduta è voluto rimanere con noi, ha dato morale alla squadra e quindi non abbiamo mollato in nessun momento di difficoltà e ci abbiamo creduto fino alla fine. Grazie. Prossimi appuntamenti per il futuro? Prossimi appuntamenti per la squadra, diamo subito il 2 giugno per l'Appennino e poi ci sono tantissime gare perché il calendario è bello vasto, quindi ci vedremo nelle prossime gare sicuramente. Una corsa che dura 3 settimane che vi tiene lontani dalle famiglie e dagli affetti. Vuoi salutare qualcuno? Questo è stato un grosso problema all'inizio, perché stando 21 giorni la sofferenza a casa si è sentita, soprattutto perché non c'ero, e tengo veramente a salutare tantissimo mio nonno, che è l'artefice di tutto questo, perché è stato un ex ciclista e lo ringrazio veramente molto, e con lui ho tramandato questa sua passione e ho abbinato, diciamo, la passione al mio lavoro, che è diventato massaggiatore in una squadra professionista di ciclismo, quindi ci tengo veramente a ringraziarlo. E ringraziamenti ovviamente sono dovuti anche ai miei genitori, che non mi hanno fatto mai mancare niente, mi hanno supportato tutti i giorni fino ad arrivare qui, e adesso quindi li ringrazio. Ringrazio tutti, anche i miei amici, per il supporto che mi hanno dato ogni giorno. Grazie.